Io, quale Presidente della Commissione Medica Locale Patenti, ho illustrato le difficoltà che abbiamo nella valutazione degli ultraottantenni. Premetto che sino a 3 anni fa le persone che avevano più di 80 anni venivano sempre in Commissione Medica Locale. Con il nuovo decreto le persone possono andare in ambulatorio a meno che non siano affette da patologie. Vengono da noi portando della documentazione che viene richiesta e vengono valutati dalla commissione medica locale. Mentre il rinnovo della patente per gli ultraottantenni in ambito monocratico è di 2 anni, nella commissione medica locale, qualora tutti gli esami vadano bene, tutti gli accertamenti richiesti vadano bene, resta solo 1 anno.